Buonasera a tutti, cari ascoltatori Mete. Oggi vedremo una tendenza, ovviamente, per il lungo termine. Oggi vedremo una grande novità che sta colpendo una delle ultime news che sta correndo sui modelli americani. Grande scoop, ovviamente. Prima di iniziare, comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina. Ultima cosa, vi ricordo sempre che questa è una tendenza, quindi prendete tutto quello che sto dicendo con le pinze. Col passare del tempo, comunque, questa situazione la terremo aggiornata perché è una cosa molto importante, soprattutto perché potrebbe dare una svolta a questo inverno. I giorni di cui stiamo parlando è dal 14 fino al 20 di gennaio. Ci sarà il clou del nocciolo di aria gelida di origine siberiana che colpirà l'Italia. Comunque, scusate se ve lo dico, ma vi ricordo sempre che queste sono delle tendenze. Anche se ve l'ho già detto, comunque non voglio che nei commenti scriviate. Tanto questo non si avverrà mai. Io lo faccio solamente a titolo informativo e cosa dicono i modelli, niente di altro. Possiamo vedere che durante la giornata del 5, cioè tra 6 giorni, scusa, 7, ci sarà una risalita di alta pressione di origine africana, di alta pressione delle Azzorre, che punterà direttamente l'Islanda. Nel frattempo ci sarà questo scivolo di aria più ghiaccia che colpirà principalmente la Spagna. Rialzo delle temperature nella giornata dal 5 fino al possiamo dire fino all'11 ci sarà un rialzo delle temperature. Poi attenzione perché poi adesso iniziamo a fare sul serio. Dalla giornata del 10 ci sarà il primo affondo di aria più ghiaccia di origine siberiana. Questo è uno dei primi affondi, questo proprio causato dallo stratowarming e anche da una forza di alta pressione che si posizionerà in Islanda, arrivando fino in Groenlandia. Comunque, questo affondo di aria più fredda colpirà tutta l'Italia da nord fino a sud, comprese sia le coste. L'aria fredda entrerà sia dalla Valle del Rodano sia dalla Bora. Quindi, freddo che sarà equibilanciato sia da una parte che dall'altra. Andiamo avanti perché poi verrà rafforzato nel passare dei giorni e arriverà una seconda ondata d'aria ancora più gelida nel giorno del 14. Si avvicinerà questa aria veramente siberiana di origine proprio stampo siberiano che si posizionerà definitivamente sull'Italia e che non lascerà per un po' di giorni. Infatti possiamo vedere che dal 12 che è arrivata fino al 14 non si è spostata. Ovviamente è ancora presto per dirlo, infatti le precipitazioni non le dico, ma se nel caso ci fossero una perturbazione accompagnata, sarebbe inutile dirvi che nevicherebbe sulla gran parte del nord e centro Italia, fin sulle coste sia tirreniche che adriatiche. Possibili, cioè ci saranno delle nevicate più a bassa quota sul sud, quindi nevicate sui 200 metri, anche 100 sul sud Italia, ma queste sono solamente delle tendenze. Secondo me, comunque, essendo che arriva dalla parte orientale, comunque, se colpisce, colpirebbe niente, veramente poco, perché non è come i vecchi Burian che passano dalla zona più bassa, quindi colpiscono solo l'Adriatico, ma questa volta colpirà anche la parte tirrenica. Inutile dirvi che se arriverà, secondo me, colpirà un pochino in maniera più decisa l'Adriatico, ma questo è tutto da vedere se farà un viaggio più lungo passando la Valle del Rodano oppure dalla Bora. Comunque andiamo avanti, ci sarà dopo il 15, ci sarà un piccolo rialzo delle temperature, però subito attenzione perché l'aria fredda che ha fatto un circolo è stata rinforzata dal serbatoio di origine siberiana e si immetterà direttamente dalla Norvegia, quindi si è spostata dalla Siberia fino in Norvegia ed è crollata. Colpirebbe tutta l'Europa in maniera più forte. Attenzione perché, come vi dicevo prima, bisogna vedere da dove entra. Dai modelli sembra che entrerebbe in maniera più decisa dalla Valle del Rodano, quindi portando nevicate fino a quote della costa sia Liguria, Piemonte,
Emilia-Romagna e tutto il centro e nord Italia, invece il sud sarebbe meno colpito da questa ondata d'aria fredda. Infatti possiamo vedere che il sud comunque sarà a contatto con delle temperature un po' più stabili. Comunque veramente un'ondata di gelo che sarebbe una delle più potenti degli ultimi anni. Infatti possiamo vedere, aspettate, ora vi faccio vedere. Eccoci qua, infatti potete vedere che comunque sarà un'ondata di aria veramente molto gelida che colpirà principalmente, come abbiamo detto, il nord. Il clou dell'ondata di aria, più o meno questa ondata d'aria più gelida, durerà fino al 23, poi lasciando spazio a un campo di alta pressione che riporterebbe le temperature sopra stavolta la media stagionale, verso il 27 di febbraio. Ora andiamo a vederle più nel dettaglio. Eccoci qua, adesso stiamo vedendo più le temperature e vediamole in maniera un po' più specifica. Qua ci troviamo circa al 7 febbraio, voglio un attimo ripercorrere come accadrebbe tutto questo. Possiamo intanto vedere che dopo una risalita delle temperature che si è verificata, arriverebbe questa ondata d'aria di gelo. Possiamo intanto vedere che si sta avvicinando dal settore siberiano, inizia a colpire la Norvegia, potrebbe arrivare fino a Mosca con una temperatura di circa meno 30, quindi temperature veramente storiche per la città di Mosca. Anche da noi comunque uno scherzo perché pian piano si avvicinerebbe ed eccoci qua che entrerebbe in contatto con le Alpi verso la giornata dell'11. O nella giornata dell'11 le temperature crollerebbero circa sui meno 20 sulla zona del Trentino, poi affonderebbe anche di più arrivando fino anche nelle giornate del pomeriggio, temperature che arriverebbero tutte sotto lo zero a nord, compresa l'Alta Toscana, temperature che toccherebbero i meno 8 in pianura padana, idem per le Alpi dove le temperature arriverebbero fino a meno 20. Gelido, aria veramente gelida che arriva fino alla Croazia, lì dove le temperature si posizionerebbero sui meno 20 fin sulla costa, mentre sulla parte della costa dell'Emilia Romagna si verificherebbe più o meno una temperatura di meno 6, meno 7. Situazione praticamente identica anche per la zona della Toscana. Ovviamente questi sono dei modelli che dobbiamo ancora verificare, ma comunque non escludiamo un arrivo di neve a quote veramente basse, se non sulle coste, sia dalla parte tirrenica, ma soprattutto dalla parte adriatica. Temperature, come vediamo, veramente molto gelide, invece situazione tutt'altra da farsi al sud, mentre in questa ondata d'aria gelida la Sicilia e la Calabria deve fare i conti con una risalita abbastanza potente dell'alta pressione a sud. E questi sono i piccoli aggiornamenti. Questo è tutto, arrivederci.